Eccoci di nuovo, parleremo appunto, come diceva da poco Giampaolo, di Italia connessa sia da un punto di vista culturale che infrastrutturale. E chiamerei subito sul palco con me Marcus Venzin, prorettore all'innovazione dell'Università Bocconi, Paolo Campoli, Vice President Sisco, Marco Bellezza, amministratore delegato Infratel. Benvenuti. Grazie. Parliamo di rete e di connessioni d'Italia connesse. Partirei subito appunto dall'università che ci ospita con il professor Venzin, a cui chiedo proprio quali sono le sfide della digitalizzazione che oggi sta affrontando l'università. Ma noi abbiamo, come qualsiasi azienda, abbiamo cercato di capire le sfide attraverso uno startup radar. Quindi abbiamo cercato di capire quali sono le 100 startup nel mondo edutech più importanti che cambieranno i nostri processi. Quindi le sfide sono non solo nella didattica online, ma le sfide sono anche nel modo di valutare le persone, il modo di vivere il campus, il modo di poi anche fare gli esami, eccetera. Quindi ogni singolo processo è stato analizzato e abbiamo cercato di capire l'università digitale nel 2030 come sarà. Si parla spesso anche della sfida un po' sistemica. Di recente avete anche appunto fatto una coalizione tra le università milanesi. Questo che cosa cambia poi nel concreto da un punto di vista universitario, di cultura e di formazione? No, cambia che le persone che studiano business devono capire di tecnologia. Se noi pensiamo all'IoT, cosa vuol dire? IoT vuol dire che io prendo un sensore che attacco a un oggetto fisico che raccoglie dati, poi questi dati vanno messi in un cloud, poi i dati vengono interpretati e poi questi dati poi cambieranno il modo in cui l'azienda fa business. Quindi ci vuole la capacità sia tecnica che business. E quindi le persone che hanno studiato management devono di più capire la tecnologia. Con Sisco e poi con Infratel parleremo anche sia di infrastrutture, ma anche di come far accedere le persone, anche insomma, aumentare la digitalizzazione. Da un punto di vista universitario, la parte culturale di alfabetizzazione come si concretizza e come avviene? Noi cerchiamo di cambiare la cultura digitale attraverso il lavoro con le start-up. Bocconi for Innovation è un processo di pre-accelerazione, processo di accelerazione, e quindi invitiamo gli studenti a proporre idee nuove e sperimentare queste idee. E invitiamo poi anche questi start-up a divenire a raccontare le loro storie nelle aule della Bocconi. Abbiamo parlato di cultura, passerei all'avvocato Bellezza per chiederle che cosa sta succedendo da un punto di vista infrastrutturale, cosa sta facendo Infratel. Sì, il 2020 e il 2021, come è noto, sono stati anni di grande impegno sulle reti, da un lato per lo stress che la rete ha conosciuto nel 2020 per l'aumento esponenziale delle connessioni, ma anche per i cantieri che abbiamo avviato, per le attività che abbiamo svolto. Con il piano Bull, siamo ormai arrivati a circa 3.000 comuni in commercializzazione e 1.700 comuni collaudati positivamente dai nostri tecnici. Sempre nell'ambito dei piani di digitalizzazione, a partire da maggio del 21, siamo partiti con il piano scuole e abbiamo collegato oltre 6.000 scuole, 6.315 scuole al novembre del 2021 e puntiamo di chiudere l'anno con l'obiettivo delle 8.000 scuole connesse. E sarà un piano che verrà poi ripreso e rafforzato dal PNRR, che è il grande piano che sulla digitalizzazione ci vedrà impegnato nei prossimi anni. Ha citato ottimi numeri. Qual è lo stato dell'arte in questo momento della digitalizzazione in Italia? Diciamo, uno dei parametri più significativi per l'Italia dell'indice DESI che è stato pubblicato qualche settimana fa vede proprio la penetrazione delle reti come uno dei temi dove siamo più avanti rispetto ad altri indici. È evidente che non basta costruire le reti vanno anche usate, quindi è importante che vi siano servizi associati alle nuove reti, le università sono un attore fondamentale per sviluppare nuovi servizi e consentire l'utilizzo delle reti che realizziamo
diciamo, con grande fatica in questo paese, in quanto non siamo una pianura ma siamo ricchi di piccoli borghi e di realtà dove scavare micro trincee non è sempre semplice, quindi è importante che questo importante investimento pubblico poi venga messo a frutto con i servizi. Grazie. Paolo Campoli, lei ha dichiarato appunto che il futuro sicuramente è nell'ibrido, stiamo parlando appunto assolutamente di questo, che cosa vede da questo punto di vista? Allora, il lavoro ibrido, l'hybrid work sarà diciamo, lo standard, no? Lo è già, abbiamo visto, fatto un po' di analisi, abbiamo visto che diciamo, nei prossimi anni il 98% dei meeting avranno almeno una persona che partecipa da remoto. Il fondamentale tanto è avere la connettività, la rete con qualità, quindi quello che diceva il dottor Bellezza è fondamentale per il paese. Cioè, se è vero che l'hybrid work porta un incremento di non solo di opportunità e di produttività, ma anche di possibilità di fare mercato, il fondamentale è avere la connettività che serve sicura e semplice da utilizzare. Poi esistono una serie di aspetti legati a come cambia diciamo, il modello di interazione, no? con l'hybrid work. Noi quando abbiamo portato 70.000 persone, che sono i dipendenti Cisco, a lavorare da remoto nel giro di 2 settimane, quando è iniziato il lockdown, ci siamo resi conto che l'ultimo dei problemi è il tool e la tecnologia. Il primo dei problemi è mantenere un rapporto inclusivo con tutti i dipendenti, fare in modo che, specialmente quando si torna al lavoro ibrido, non ci siano poi dipendenti di classe A e classe B, ovvero chi partecipa da remoto empaticamente sia coinvolto, e fare in modo che le valutazioni, quindi come si fa carriera anche all'interno di un'azienda, non venga penalizzato dal modello ibrido. Quindi la tecnologia, detto che la rete ci deve essere, altrimenti non si fa nulla, poi si passa immediatamente a capire qual è l'importanza del lavoro ibrido e quali sono le implicazioni sulle persone e sui processi interni. Ecco, quali sono quelle tecnologie imprescindibili per far sì che questo avvenga? Ma io direi prima di tutto la capacità sulle piattaforme per fare hybrid work di creare appunto il contatto visivo, di creare un'esperienza immersiva. Quanti di voi hanno fatto ore su le varie Webex, Microsoft Meetings o Zoom, si sono resi conto di quale sia la fatica, no? Dopo una settimana, un mese, 6 mesi di lavoro da remoto. Quindi la possibilità di stabilire il contatto light touch è fondamentale. La possibilità dei tool assieme alla rete di capire quando le prestazioni degradano e quindi evitare quei fenomeni fastidiosissimi di squadrettamento, audio che va e viene, avere una rete che si adatta in base al tipo di lavoro ibrido che si fa diventa fondamentale per l'esperienza. A questo punto tutto quanto torna ad essere più fruibile e più consono proprio alla natura umana. Grazie. Bellezza, invece per quanto riguarda il futuro, abbiamo chiesto un po' anche al prorettore, a Paolo Campoli, dal suo punto di vista in Infratel che cosa vede? Noi abbiamo trascorso quest'anno a pianificare gli interventi che avvieremo dal primo semestre del prossimo anno. Anzitutto abbiamo per la prima volta in questo paese fatto una mappatura completa del territorio, soprattutto vedendo alle intenzioni di investimento degli operatori privati per pianificare al meglio quelle che è l'intervento pubblico sia sul mobile che sul fisso. Siamo alle prese con il più importante investimento pubblico che questo paese ha conosciuto sulle infrastrutture digitali. Abbiamo una necessità e per questo mi fa piacere anche qui condividere questa informazione. Abbiamo avviato la scorsa settimana una call per start-up che vogliano impegnarsi sulla connettività. Noi abbiamo tecniche di scavo diciamo che si utilizzavano negli anni 90. Non abbiamo molte idee nuove su come aumentare il take-up della rete. Ci apprestiamo ad avere il più importante investimento pubblico in queste infrastrutture. Pensiamo che il mondo delle start-up, il mondo delle PMI innovative ci possa aiutare nel migliorare i processi e nell'avere appunto una rete a prova di futuro che poi venga concretamente utilizzata. Ecco, una rete a prova di futuro, e prima insomma di congedarvi volevo richiedere anche al prorettore qual è un ricordo che si porta dietro dal primo periodo un po' di internet e delle prime connessioni. Allora, il primo ricordo non di internet ma della digitalizzazione era tragico, un amico mio
40 anni fa ha scritto la sua tesi di dottorato, tre anni e mezzo, quattro anni, ha prodotto un plico grosso così, l'ha portato a Zurigo per stampare fisicamente e poi gli hanno rubato la macchina. Quindi lui il suo dottorato non l'ha mai più finito. Quindi la vita è molto più semplice e il mio ricordo internet è che non devo più andare in biblioteca a ricercare la rivista fisica, ma posso farlo tranquillamente da casa, quindi ha semplificato tantissimo il mio lavoro. Paolo Campoli, il suo ricordo. Allora, tanto il ricordo di internet del 98, quando ho iniziato a lavorare in Cisco, era di un internet più difficile da utilizzare, cioè soltanto andare online era complesso, ovviamente estremamente più lenta e non capillare, cioè dovevo collegarmi al modem, ai tempi cosa avevo, l'ISDN 128K. Poi, 128K oggi stiamo progettando sistemi a 10 gigabit al secondo, quindi una moltiplicazione in 23 anni di 50.000. Per dare un'idea, tra l'altro, la memoria del mio PC, che era ai tempi super carrozzato, era 128 mega e mi sembrava già una cosa stato dell'arte. Oggi 128 giga non sono tanti sul PC. Quindi la memoria è migliorata di 1000 volte, la rete 50.000 volte. Quindi c'è necessità di rete, reti semplici, reti pervasive e intrinsecamente sicure. Allora questi attributi non c'erano, quindi era un mal di testa ogni volta collegarsi e far funzionare le cose. Poi un'altra cosa, e finisco, tutti gli indirizzi internet ai tempi erano su un librettino di 20 pagine che si chiamava la Yellow Page, Internet Yellow Page, che avrei voluto portare oggi ma no, non ho trovato, ma c'erano tutti i siti web su 20 pagine, quindi questo dà un'idea dell'esperienza di solo allora. Questo dà l'idea di questa, quanto è cambiato. Il suo ricordo. Beh, in questo esercizio di reducismo che ci fa, diciamo, capire quanto siamo invecchiati, ricordo le prime chat, IRC, che era un sistema abbastanza innovativo ai tempi per comunicare. Superammo le comunicazioni analogiche con quel primo sistema e poi è diventato di fatto lo standard sulle quali sono stati costruiti tanti sistemi di messaggistica che adesso fanno parte integrante della nostra vita. Grazie mille, io ringrazio i miei ospiti.